Caos nel quale ognuno non ha perso il suo centro, quindi alla fine è un dialogo. Sappiamo che stiamo andando tutti insieme verso una direzione di apertura, anche di avvicinarsi al rumore, ma poi come la risacca ritornare, diciamo, a una calma, ritornare al tema originale. Dovevamo essere meno schiavi, diciamo, della grande scrittura. Poi ovviamente riduci opere o cose per orchestre d'archi, voci liriche, a un quartetto di questo genere. Bisognava fare una sintesi. E quindi nel tempo, diciamo, abbiamo capito un po' come fare. La sua idea originale nel chiamare appunto questa tipologia di musicisti era l'evitare di cadere nel tranello di prendere questa musica e semplicemente riproporla, tra virgolette, così com'era, senza avere comunque l'esperienza classica. Per cui l'idea di utilizzare gli improvvisatori chiaramente vuol dire prendere questo materiale e tirare fuori anche una libertà per agire intorno a questo materiale. Noi cerchiamo chiaramente di mantenere le nostre origini musicali, specialmente forse più io e Maria Pia, che arriviamo più dall'improvvisazione. Per cui penso che sia naturale poi accostare questi mondi, nel senso, il mondo dell'improvvisazione e il mondo classico. Se lo tratti in un certo modo, penso che tu puoi accostare qualunque tipo di cose, insomma, senza cadere nel chiccio, nel banale. Interesting for you to understand our approach of playing the music of Pergolesi. But for instance, for me as a classical musician, I have the score, let's say, of a Beethoven sonata. In a way, it's the same. It's the same. I read the score. What do I see? I see notes. I maybe see some dynamics, and I see some bowings. That's it. Is that the music? No. I have to really dig into it, to find a way to feel, to really feel the music of Beethoven. And I also need to know a lot about his life and about his way of expressing things, and I have to know what a sforzato means, if Beethoven writes a sforzato, and all these little details. Now, with the music of Pergolesi and with our group, we have more freedom. Yes. But it's the same idea. We have to find an emotional way of finding the music.
comme tu disais, c'est une musique classique qui sonne parfois comme de la musique beaucoup plus contemporaine, mais ce qui nous a paru intéressant, c'est de conserver certaines pièces presque comme elles étaient écrites. Et après, on improvise. Mais on a fait, en fait, on a fait très peu d'arrangements très contemporains des pièces. C'est les improvisations qui sont plutôt plus contemporaines, en fait. Cette alchimie entre différentes personnalités qui fait le son du groupe et qui essaye de respecter l'univers de Pergolès tout en le transposant différemment. Consular de poter ser.